Buonasera a tutti, benvenuti all'ultimo evento del Wirenext Fest, un evento in cui parleremo di letteratura noir, come avrete intuito dal titolo. Vi presento il nostro ospite, lui è Romano De Marco ed è uno scrittore appunto di gialli e di noir. Ha scritto romanzi come Morte di Luna, Città di Polvere e Io la troverò della serie Milano a mano armata. Ed è uno scrittore di noir contemporaneo, nel senso che parla dell'Italia e della criminalità italiana e in certi libri tipo Morte di Luna e anche Città di Polvere della criminalità a Milano contemporanea. Oltre a ciò, De Marco è anche responsabile per la sicurezza di un grosso gruppo bancario. Quindi lui più di tutti sa che oggi la criminalità non è solo qualcosa che agisce con la pistola, ma anche con gli strumenti informatici. E io direi di partire proprio da questo punto. Com'è cambiata la criminalità in Italia e di conseguenza com'è cambiato il modo di raccontarla del noir? Magari ecco, cioè partiamo con una situazione tipo che tu avevi descritto in Città di Polvere, la rapina. Cioè, noi quando parliamo di rapina abbiamo ancora... Scusate, abbiamo un problema col microfono che risolviamo immediatamente. Appunto, quando noi sentiamo la parola rapina pensiamo subito a una banda di ladri che assalta una banca, ma invece che cos'è oggi una rapina a una banca? Buonasera a tutti, anche se siamo pochi, ma non fa niente. Non ve ne andate perché tanto piove, quindi almeno questi siamo sicuri. Allora, la rapina è cambiata moltissimo negli ultimi anni. Milano, per esempio, negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, era preda di famose bande criminali, no? Banda Vallanzasca, Paminonda, insomma c'è tutta una mitologia criminale milanese, no? E quelli erano gli anni in cui effettivamente le rapine in banca avvenivano con una modalità molto, molto invasiva, perché una volta il concetto era quello di difendere i valori mettendo una barriera il più forte possibile tra questi valori e i criminali. E infatti per rapinare una banca si entrava con fucili a canne mozze, mitragliatori, Kalashnikov, con armi pesanti, no? E quindi spesso e volentieri ci scappava il morto. In questi anni è cambiato tutto perché le banche hanno investito tanti soldi. Già negli ultimi 10 anni, se noi pensiamo nel 2007 in Italia ci sono state circa 3.500 rapine negli sportelli bancari, l'anno scorso 790. Perché questo calo? Perché sono stati investiti soldi, circa 750 milioni di euro l'anno, in misure di sicurezza il cui scopo è stato quello di ridurre il contante, ridurre il denaro. In sostanza l'equazione è molto semplice, tolgo i soldi e nessuno mi fa più la rapina. Certo, questo non vuol dire che il problema della criminalità sia stato debellato, perché poi se andiamo a vedere le statistiche sono aumentate le rapine nelle farmacie, nei supermercati, nelle tabaccherie, quindi diciamo che è stato spostato un po' il problema. Però sicuramente la via da seguire è questa. 790 rapine sembrano poche rispetto ai numeri di qualche anno fa, però se vediamo nello stesso periodo, nel 2015 in Francia per esempio, le rapine sono state meno di 100. Perché gli sportelli bancari in Francia sono diversi da quelli italiani. Sono cashless, cioè non c'è contante. Tu entri in banca, fai la tua operazione, fai la tua consulenza, poi esci dalla banca, entri in un altro locale vicino alla banca, dove c'è un ATM, una specie di bancomat evoluto, dove tu prendi i soldi o li versi. Quindi è stato spostato proprio il rischio da questo punto di vista. E questa è un po' l'evoluzione che c'è stata nel mondo della criminalità, almeno in banca. E quindi è chiaro che la criminalità va in un'altra direzione, perché adesso invece sono all'ordine del giorno le frodi bancarie, le frodi
telematiche, sono all'ordine del giorno per esempio gli attacchi ai bancomat. Solo nel 2015 c'è stato un incremento dell'80% degli attacchi in bancomat. Quindi la nuova frontiera di chi, la nuova sfida di chi deve confrontarsi con la criminalità, io lo faccio di mestiere, poi lo faccio anche per diletto nella scrittura, no? È quella di trovare nuovi sistemi per arginare la criminalità, che sceglie sempre strade diverse. Chiaramente, non trovando più i soldi in banca, si attaccano i bancomat, perché c'è sempre un 50, 80, 100, 150 mila euro a disposizione. Quindi si evolve, la criminalità si evolve di pari passo con la tecnologia e con il progresso, diciamo. Ho capito. Ma ecco, un criminale, cioè, per esempio, ti faccio una domanda un po' ingenua, ma ha senso, per esempio, pensare a un rapinatore o a un criminale contemporaneo che sia in parte un criminale con la pistola in una mano e in parte un hacker, o meglio un cracker? Cioè, facciamo bene il distinguo delle parole, perché cracker è colui che penetra nei sistemi di sicurezza per distruggerli, un hacker invece è qualcuno che lo fa anche a fin di bene, per avere delle informazioni che altrimenti i grandi establishment e il governo non riuscirebbero a dare. Ecco, cioè, esiste la figura di un criminale tecnologicamente evoluto e in grado di fare una rapina con un computer, oppure qualcosa di romanzato che non è ancora reale? No, è qualcosa di assolutamente reale. Poi è chiaro che le frodi telematiche sono un settore diverso, cioè chi opera in quella criminalità là non è lo stesso che poi invece va a fare una rapina, pistola alla mano, coltello alla mano. Sono tipi di criminalità diversa, e anche chi affronta e cerca di fronteggiare questi mondi criminali ha un know-how diverso. Io per esempio mi interesso più della salvaguardia delle persone, no? Della sicurezza, salute e sicurezza delle persone, per cui le rapine, perché la rapina, a differenza della frode telematica, ha una ricaduta forte anche sulla salute e sulla sicurezza delle persone. Oggi, per esempio, la rapina che si tenta di fronteggiare è la cosiddetta rapina lunga. Siccome tutti i mezzi forti delle banche, il bancomat, le casseforti, i tesoretti, cioè tutti i mezzi in cui vengono ricoverati i soldi, in pratica, i valori, hanno apertura temporizzata, cioè non è possibile neanche per chi lavora all'interno di una banca aprire subito una cassaforte. Le casseforti sono oggi hanno vari sistemi di chiusura, combinazione, chiave elettronica, ma non li puoi aprire subito. Non esiste più la situazione di un rapinatore, di una banda di rapinatori che entra e fa esplodere il cavò e penetra e prende tutti i soldi, no. Cioè, questo è da escludere. No, esplodere, insomma, però il rapinatore che entra e costringe il direttore ad aprire la cassaforte è impossibile oggi, è tecnicamente impossibile, perché quella cassaforte non si apre. Anche se il direttore ha la combinazione, ha la chiave, il direttore può impostare un ritardo, mezz'ora, un'ora, a seconda come le serrature elettroniche sono state settate. Quindi imposta un ritardo e tra un'ora si apre il bancomat, tra un'ora si apre la cassaforte. Quindi la rapina lunga cos'è? Quella rapina che avviene a fine giornata, 4:30, quando ormai i clienti non entrano più in filiale, entrano i rapinatori, come in varie modalità, adesso un buco al muro, la finestra, coercizione, eccetera, e tengono in facendo impostare i ritardi di apertura. Attendono lì un'ora che le casseforti si aprono. È molto sceso il numero delle rapine, però è aumentato in percentuale il numero di queste rapine, che sono molto più pericolose ovviamente per le persone, perché rimanere un'ora in ostaggio, tu capisci che non è una cosa divertente, quindi aumentano i malori, aumentano tutta una serie di problemi, no? La possibilità che ci siano delle reazioni violente. Allora adesso la tecnologia in questo campo cerca di trovare dei sistemi per arginare questo tipo di criminalità. Come si fa? La telesorveglianza, le serrature intelligenti, la videoregistrazione intelligente, cioè 2.0. I sistemi di videoregistrazione non sono più semplicemente delle telecamere che riprendono quello che accade in un locale. Sono le telecamere in grado di capire cosa sta accadendo in quel locale, con dei software intelligenti. Le serrature dialogano fra loro, quindi se io imposto ritardi di apertura di più mezzi forti, mi scatta un allarme silenzioso che mi farà scattare una procedura secondo la quale un allarme verrà inviato.
tecnologia deve sempre tenersi al passo di quello che la criminalità cerca di fare. È un cambiamento continuo, è un'evoluzione continua, sia da parte dei metodi di attacco che da parte dei metodi di difesa. Okay. Ecco, tu hai, come dicevo prima, hai descritto la Milano criminale nei tuoi romanzi. Per esempio, in Città di Polvere, mi sembra parli dell''Ndrangheta, che è appunto dietro il traffico della cocaina. Ecco, cioè, l''Ndrangheta è un nome, però è un nome a cui facciamo fatica a dare un volto, perché per esempio nel caso della mafia, appunto ritorno sempre agli anni 70 e 80, i mafiosi avevano un volto, dei connotati somatici ben precisi, che poi sono stati tradotti ed enfatizzati dal nostro cinema. L''Ndrangheta invece, cioè, che tipo di organizzazione è? È un'organizzazione in cui la logica della famiglia vecchio stile ha ancora importanza oppure no? Ma sempre meno. Questa mitizzazione, diciamo, che noi abbiamo di queste organizzazioni criminali ormai è abbastanza datata. Prima si parlava di Gomorra, si parlava di parecchie cose. Cioè, oggi sia l''Ndrangheta che la Camorra sono associazioni che per lo più svolgono i loro affari criminali al nord. Parlavo tempo fa con Maurizio De Giovanni, lo scrittore, e lui di Napoli, mi diceva, ma tutti mi rinfacciano perché nei miei romanzi, lui è uno scrittore di grande successo, non metto mai la Camorra, come se fosse obbligatorio quando si parla di Napoli parlare anche di Camorra. Possiamo parlare di Camorra e di 'Ndrangheta anche quando ambientiamo un romanzo a Varese o a Reggio Emilia o a Milano, e infatti nel mio romanzo ultimo ambientato a Milano c'è la 'Ndrangheta. È un limite, per esempio Gomorra è un ottimo prodotto di fiction, io sono un grande cultore, seguo la serie, però sarebbe riduttivo pensare che Napoli sia solamente quello e che il sud sia solamente quello. Io sono un uomo del sud e non faccio parte di quelli che criticano Saviano, per carità, Saviano io lo rispetto, una grandissima ammirazione, lo seguo, lo leggo. Però sarebbe errato pensare che il Sud sia solo quello, o soprattutto errato pensare che quei fenomeni criminali siano presenti solo al Sud. Ecco, ma scusa, ti faccio subito una domanda. Secondo te Gomorra dà quindi un'immagine fuorviante della criminalità di Napoli oppure no? Perché io per esempio ho visto con passione, diciamo, la prima serie, la seconda stagione non l'ho ancora cominciata. Però appunto mi prendeva a tal punto e gli eventi erano così ben congegnati e rispecchiavano in fondo certi archetipi criminali che mi chiedevo, ma è veramente così oppure no? Guarda, probabilmente è in gran parte così, a parte ovviamente la parte di fiction, quindi l'enfatizzazione nei vari personaggi, nelle varie situazioni. Però attenzione, dobbiamo guardare anche l'altro risvolto della medaglia. Noi dobbiamo sapere che a Milano, per esempio, il traffico della cocaina, che è il più redditizio traffico di stupefacenti in tutta Italia, è gestito saldamente dall''Ndrangheta. Dobbiamo sapere che a Reggio Emilia, in tutta l'Emilia Romagna, no? L'Emilia Romagna, io lavoro a Modena, per esempio, con la mia banca. L'Emilia Romagna è un po' presa come esempio in tutta Italia, come una regione modello, no? Per la sua per gli aspetti sociali, per gli aspetti. Ecco, in Emilia Romagna devi sapere che quando si costruisce una rotonda, presente le rotonde, adesso vanno per la maggiore, se la rotonda costa 30.000 euro, 15.000 di quegli euro sono una tassa fissa da pagare alla Camorra, che gestisce saldamente, che è saldamente radicata in tutto il business dell'edilizia al nord. Prima si parlava di terra dei fuochi, no? Ma ecco, io non lo dico neanche io, ma lo dice un autore di noir di altissimo livello, conosciuto in tutto il mondo come Massimo Carlotto. Massimo Carlotto ha raccontato che la terra dei fuochi è sì colpa della Camorra, ma è colpa in egual parte di quegli imprenditori del nord-est, tanto mitizzati da alcune parti, da alcuni politici. No, il nord-est, sembra che nel nord-est ci fosse una situazione ideale, dove si lavorava, si produceva, si pagavano le tasse. No, nel nord-est si guadagnava anche, almeno alcuni imprenditori del nord-est guadagnavano anche perché mandavano i rifiuti tossici nella terra dei fuochi. Quindi bisogna avere uno sguardo un po' più globale quando si parla di criminalità. Non è l'inferno Napoli e il paradiso nord-est, non è assolutamente così.
purtroppo la criminalità è diffusa e qui a Milano la criminalità diciamo affonda un po' le radici nel mondo della finanza, nel mondo del riciclaggio. Ecco, quando io ho letto con molto interesse l'anno scorso il romanzo di un amico, Paolo Roversi, uno scrittore qua di Milano, che racconta la Milano criminale, no? In due romanzi lui ha raccontato la Milano criminale dagli anni 60 all'inizio degli anni 80. Io ho 51 anni, quindi negli anni 80 ero insomma, adulto, e ricordo perfettamente che negli anni 80, quando Milano, il ricordo che ho di Milano è i Paninari, la disco music, la moda, Armani, Timberland, queste cose qua, no? Ecco, in quegli anni là invece Milano era preda di bande criminali, era preda di bande che spacciavano cocaina, introducevano il mercato della droga su larga scala a Milano. E quindi forse delle volte noi alcune cose siamo portati anche a non vederle. E Milano è una città che sembra fatta apposta per nascondere alcuni aspetti della criminalità. C'è un autore milanese, si chiama Stefano Di Marino, che molti conosceranno come Il Professionista, che ha ribattezzato nei suoi romanzi Milano come Gangland, dove le bande criminali di tutto il mondo si spartiscono i vari mercati. Ed è così, purtroppo, dietro la facciata dell'Expo, dietro la facciata della moda. E quindi la criminalità, è vero, a Napoli ci sono quelle derive bestiali che noi vediamo in Gomorra, così come a Roma, perché abbiamo visto Laurentino 38, no? Ecco, Laurentino 38, vedevamo prima nelle immagini del documentario, è una zona particolare di Roma, 30.000 abitanti, praticamente zero servizi. C'è un solo sportello bancario per 30.000 persone e guarda caso è uno sportello della mia banca. Io sono stato lì, i colleghi vivono praticamente chiusi dentro, terrorizzati, no? Da quello che accade là intorno, col terrore ogni giorno di subire rapine, di subire... Hanno subito spesso rapine, immagino. Attuare una come dire, una politica molto di grande sicurezza, quindi guardie armate, completamente blindata la filiale, pochi soldi, quindi se tu vai lì a prelevare 1.500 euro non te li danno perché non ce li hanno, capito? Poi lì siamo rimasti a fare quasi un servizio veramente alla popolazione, un servizio, perché tu pensa 30.000 persone senza uno sportello bancario. Quindi non è solo Napoli, quindi Gomorra è bello, Gomorra è vero quello che scrive Saviano, quello che racconta, però dobbiamo avere uno sguardo un po' più ampio. Senti, rimanendo un attimo a Milano, tra la Milano di Scerbanenko in Milano Calibro 9 e la Milano di Romano De Marco in Città di Polvere, qual è la peggiore? Non lo so, allora Scerbanenko è un grande scrittore, quello che ha inventato un po' il noir italiano, il noir dell'anima soprattutto, no? Perché lui ha iniziato a rappresentare una realtà criminale parallelamente a raccontare con profondità la psicologia dei suoi fantastici personaggi, su tutti Duca Lamberti, questo ex medico poi diventato poliziotto, eccetera. Ai tempi di Scerbanenko forse c'era ancora una concezione di criminalità con quelli che secondo me sono degli stereotipi, che però rispecchiavano anche un po' una visione che comprendeva una certa morale, no? della criminalità, come dire, un certo senso dell'onore, morale forse troppo, un certo codice d'onore. Cosa che adesso assolutamente non esiste più. Io non so se ci fosse veramente questo codice d'onore. Certo, in alcuni romanzi, in alcuni racconti poi diventati film, penso a Milano Calibro 9, Milanesi ammazzano il sabato, eccetera, Scerbanenko ha trasferito anche questa, come dire, questo canto del cigno di un certo tipo di criminalità, no? Oggi assolutamente non c'è più, non esiste più codice d'onore. Oggi, insomma, siamo purtroppo nell'epoca in cui vengono sfruttati i bambini, vengono gettate nell'acido le madri, e quindi ormai si è perso completamente quel tipo di impostazione lì. Io potrei dire che forse era meglio una volta, però non sono il tipo a cui piace dire si stava meglio prima, oppure, quindi non lo so, forse la criminalità, è sempre da combattere. Oggi ci sono più strumenti, quindi forse da questo punto di vista è meglio. Senti, nel tuo romanzo Città di Polvere parli del carcere anche. Il protagonista del tuo romanzo è un ex poliziotto che ha passato l'esperienza di essere un senza tetto, poi è finito in carcere e poi ritorna ad indagare appunto questo traffico della cocaina e dell'andrangheta. Io so che tu il carcere
È una realtà che hai conosciuto, mi sembra, tramite un'associazione. Sì, non per esserci stato, almeno non finora, però non si sa mai. Ecco, cioè, volevo chiederti di spendere qualche parola su questo luogo di cui appunto noi abbiamo una conoscenza parziale. Ma l'Italia vive un grandissimo problema riguardo alla situazione carceraria. Il presidente Pertini, mi sembra, diceva che una società, il livello di civiltà di una società si misura anche attraverso quella che è la situazione delle sue carceri, no? Il grado di civiltà di una nazione. E sicuramente quindi il grado di civiltà dell'Italia è un grado basso. Io adesso, pochi giorni fa, è morto Marco Pannella, quindi mi sembra giusto tributargli un doveroso omaggio. Certo. Io per molti anni sono stato vicino, insomma, al Partito Radicale, lo votavo, lo sostenevo, ho studiato molti atti parlamentari che riguardavano le situazioni carcerarie in Italia, ho letto molti libri, molte relazioni su visite ai carceri, e in Italia c'è una situazione, almeno in alcune carceri, veramente incredibile. Siamo fanalino di coda d'Europa, come per molte altre cose. E l'Italia viene periodicamente sanzionata per decine e decine di milioni di euro per la non conformità con quelle che sono le norme penitenziarie da applicare in tutta Europa. Per cui noi abbiamo carceri che hanno una capienza di 200 posti, dove sono stipate anche 500 persone. Io queste cose un po' le racconto nel romanzo, anche se non è un romanzo che è ambientato tutto in carcere, solo alcuni capitoli. E in particolare racconto due carceri, proprio del nord, proprio per far capire che non è vero che il sud è tutto un disastro, il nord è tutto bene. Parlo del carcere di San Vittore e del carcere di Brescia, Canton Mombello. Sono annoverate come tra le peggiori carceri d'Europa, per cui c'è questa realtà purtroppo vicina. E tutto quello che racconto nel romanzo, qualcuno mi ha chiesto: ma ti sei inventato delle cose degne da fiction americana sulle carceri? Invece è tutto vero, è tutto documentato, è tutto purtroppo frutto di studi che io ho fatto, e quindi una realtà molto, molto grave, insomma, che andrebbe tenuta sotto controllo. Sì, ti faccio l'ultima domanda. Quali sono le sfide di uno scrittore di noir oggi? Cioè, siamo sommersi da bestseller di matrice americana. Un sacco di autori italiani fanno il verso agli americani. Ecco, uno scrittore noir italiano per raccontare l'Italia, quali argomenti deve toccare? Allora, il noir è proprio... Prima ho visto Gabriele Salvatores. Salvatores nel 2004... realizzò un film, Quo Vadis Baby, no? E quando di una mia amica, tra l'altro, Grazia Verasani, una grandissima scrittrice, quando realizzò quel film, in un'intervista, ricordo sempre, lui disse: il noir è il metodo migliore narrativo per raccontare la realtà di oggi. Io rimasi un po', non scrivevo ancora allora, perché scrivo da pochi anni, rimasi un po' perplesso. Invece in realtà è vero. Una volta c'era il romanzo d'inchiesta in Italia, no? Il romanzo d'inchiesta che affrontava alcune tematiche sociali, le sviluppava, le sviscerava. Il romanzo d'inchiesta non esiste più. Perché? Perché da quando, fine anni 70, Camilla Cederna scrisse Giovanni Leone, storia di un presidente, un romanzo d'inchiesta su Giovanni Leone, ed è un romanzo che, ecco, è entrato Raul Montanari nel frattempo, è uno scrittore famoso, ringrazio di essere qui. Quando scrisse questo romanzo, poi ebbe tante di quelle querele, che il romanzo d'inchiesta piano piano scomparì, e oggi non c'è, proprio perché c'è la querela che viene utilizzata in maniera molto... Allora, ecco, il noir, come dice giustamente Carlotto, ha preso un po' il posto del romanzo d'inchiesta. Quindi con il noir italiano quello che si può fare, quello che si deve fare, è raccontare la realtà italiana. Certo, fare anche divertire i lettori, no? Quindi raccontare anche storie, anche fiction interessante, coinvolgente, però allo stesso tempo si può sfruttare, utilizzare questo metodo narrativo per raccontare l'Italia. È chiaro che se noi continuiamo a clonare commissari con le vedovi, certo, allora a quel punto stiamo semplicemente scimmiottando la narrativa americana, tra l'altro di basso livello, narrativa thriller americana di basso livello. Non facciamo niente di buono, niente di utile. Però il noir, il vero noir, può svolgere anche questa funzione qua. Io penso che bisogna puntare in questa direzione. Beh, allora noi aspettiamo un nuovo tuo romanzo che ci dia un nuovo sguardo approfondito sulla realtà italiana. Ringrazio Romano De Marco, grazie, ringrazio tutti voi e ringrazio tutti quanti sono stati presenti al Wireless Fest. Grazie mille. Grazie.